Navigando in rete hai notato che una tua opera, un tuo video, ad esempio, un tuo brano musicale, può essere una foto, è utilizzata da altri senza la tua autorizzazione? Ecco, in questo video ti dirò come rimuovere quel contenuto non autorizzato. Se hai notato che online c'è un tuo video, magari dopo che l'hai pubblicato su un social e che è utilizzato da un soggetto, ad esempio per pubblicizzare i suoi prodotti oppure per un qualsiasi altro fine, e lo sta utilizzando senza la tua autorizzazione, è possibile rimuovere quel contenuto, cioè chiedere la rimozione del contenuto della tua opera non autorizzata. In che modo? Esiste un'autorità che si chiama l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è l'autorità che controlla, che esegue questo genere di controllo. Quindi si può depositare una istanza online, e questa è una fase molto importante perché in questa istanza che gli viene, diciamo, proposta navigando sul sito dell'Agicom, bisogna inserire tutta una serie di informazioni. Quindi sicuramente la prima cosa da inserire è la prova che siete i proprietari di quel contenuto, oltre a tutta un'altra serie di informazioni, ed è la fase più, diciamo, delicata nella quale io vi consiglio di farvi assistere, perché se manca qualche informazione o non siete sufficientemente precisi, l'autorità potrebbe anche archiviare, quindi non prendere in considerazione la vostra istanza. Se invece la procedura va a buon fine, quindi fornite tutte le informazioni e l'autorità prende in considerazione la vostra richiesta, questo è molto positivo e soprattutto questa è una procedura che durerà molto poco, perché il massimo, diciamo, il tempo massimo che può durare questa procedura è di 35 giorni dalla data di ricevimento della vostra richiesta online, quindi da quando voi la compilate, quindi l'autorità la riceve. È una procedura molto rapida e molto efficace perché una volta che si conclude e l'autorità riconosce il vostro diritto su quell'opera, diffiderà il soggetto che la sta utilizzando senza autorizzazione e che avrà l'obbligo di rimuovere quel contenuto entro 3 giorni. Quindi, ad esempio, voi vi siete accorti che un sito utilizza il vostro brano musicale per vendere abbigliamento, per fare un esempio molto banale. Ecco, quindi l'autorità, l'Agicom, diffiderà quel sito a rimuovere diciamo, la base musicale, che è la vostra. Se non lo fa, entro 3 giorni, l'autorità ha il potere di disabilitare l'accesso a quel sito, quindi di fatto oscurare quel sito. E quindi è un potere molto forte. Questa è una procedura molto breve, diciamo molto breve e molto efficace, che è a disposizione di chiunque ne abbia bisogno e soprattutto di chiunque sia il proprietario di un'opera che è utilizzata senza autorizzazione. Una domanda che mi viene posta spesso è: ma posso chiedere anche i danni? Assolutamente sì, ma non all'Agicom. Per chiedere i danni bisogna rivolgersi al giudice ordinario, quindi iniziare una causa ordinaria con i tempi di una causa ordinaria. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, metti un like, commenta e iscriviti al canale. Ricorda che sul sito www.legio.lawyer potrai trovare tutti i video e iscriverti alla newsletter. Grazie, a presto.